Holy craps, bici quanti ragazzi, io sono Mezzebossa e sono tornato con il 22esimo episodio della mia serie di Let's Play su Pokémon Freedom. Allora ragazzi, siamo arrivati, ho controllato appena adesso, anzi in realtà l'ho fatto appena finito lo scorso episodio, appena stoppato lo scorso episodio, siamo arrivati al 56% del secondo episodio di Pokémon Freedom. E ci tengo a precisare ragazzi, ma penso che sia ovvio questa cosa, non lo sto dicendo per dire ah, manca poco alla fine, dai non vedo l'ora che arrivi la fine, eccetera eccetera. Siccome questo è un gioco nuovo per tutti quanti, voglio farvi capire, voglio rendervi scusate, partecipi della progressione della nostra avventura su Pokémon Freedom. Quindi lo sto dicendo per questo, mi raccomando, io l'ho voluto precisare, ma sicuramente ragazzi non dovevo dirlo, però non si sa mai. Comunque ragazzi, off camera ho fatto qualche piccolo scambio tra virgolette con il mercante, non quello del black market ovviamente, ma con lui, siccome non volevo registrarlo, ho semplicemente comprato 5 pozioni max in più, niente di più niente di meno, semplicemente. Ora, prima di andare da Elda, se non mi ricordo male, controlliamo tutto quanto il black market, ragazzi, tutto quello che vendono e tutto quello che hanno da dirci. Benvenuto nel nostro negozio a distanza. In cosa può essermi utile? Allora, novità. Cosa posso fare per te? Compra. Ah. Oh, ok. Allora, vedo una piccola cosa che non mi piace, ovvero le parole che si mischiano con il prezzo. Allora, lui vende le Expo Ball. Quanto prima cattura i Pokémon, tanto più XP ottiene, scusate. Poi c'è Patto Spettrale, 4000 Pokédollari. Chi la usa sacrifica tutto quel che ha per infliggere danni al Pokémon nemico. Funziona solo se si ha vita piena, credo. Tipo un memento, circa, credo. Poi c'è Scroscio, di tipo acqua. Chi la usa colpisce il nemico con un potente getto d'acqua, tuttavia subisce considerevoli danni. Sì, tipo una fuoco carica praticamente. Poi c'è Scoppio Fatato, Folletto, anche se quel colore lì mi sa quasi di veleno. No, no, impossibile. Scoppio, oddio, penso che sia una quella là, dove del dollaro. Chi la usa attacca il nemico sfogando tutta la sua potenza, confonde dopo l'uso. Poi c'è Tenebra Attacco, di tipo buio. Chi la usa assorbe le ombre al primo turno per scagliarle tutte assieme al turno successivo. Scusate, sono le 4. Chi la usa genera il caos sul campo. Psico. I Pokémon useranno la prima mossa che gli viene in mente. Campo caotico. Caotico, mi sa. Sì, sì. Poi c'è Elettrotecnica. Colpisce 3 volte. La seconda volta la potenza raddoppia. La terza paralizza il nemico. Fantastico. Demolizione di tipo normale. Questo è buio. Questo mi sa che è normale. Sì. Chi la usa colpisce il nemico dall'alto. Più alta la difesa dell'utilizzatore, maggiore il danno. Fantastico. Overclock. Chi la usa aumenta di molto il suo attacco e la velocità. Può portare alla scottatura. Beh, ma è geniale. No, pure l'abilità ribelle. Il Pokémon non ti ascolta mai, ma le sue mosse sono più potenti. Abilità sadico. Guadagna PS ogni volta che infligge danni. Pacifista. Il Pokémon e il suo avversario non possono attaccarsi il primo turno. Bomba. Ordigno da far tenere a un Pokémon. Esplode quando il Pokémon è esausto. Wow. Vorrei comprare tutte le MT, ragazzi. Mio Dio, vorrei comprare tutto. Tutto vorrei comprare. Allora, questa volta andiamo con ordine. No, non le... Ah, giusto. Esci. Ecco, questa cosa, ripeto, purtroppo mi dà un po' di fastidio. Questa cosa purtroppo mi dà un po' di fastidio. Mi fa storcere un po' il naso. Allora, strumenti. Qui in realtà avevo già controllato cosa vendeva, ma lo faccio solo per... Sicuramente non comprerò niente, ragazzi, solo per controllare. Allora, super pozioni, per pozione, pozione max, ricarica tot, cura totale, revitalizzante, poke gingillo, ultra ball, rete ball e tutte quante le ball esistenti. Sì. Sì, 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 ok. Qui avevo già controllato. Poi ricontrolliamo un'altra volta, negozio black market. No, ma perché? Ma perché mi fa così? Ah, ho capito perché. Non tenete premuto, ragazzi, ok? Ho imparato la lezione, ok. Oh mio Dio, ragazzi, ci staremo un bel po' a controllare, però non mi interessa. Devo stare attento. Vitamine, compra.
Allora, PP su, PS su, tutte quante? Sì, ok, le vitamine non ci interessano adesso e non ci interesseranno mai, ragazzi. Poi, prossime, e mi pare ci fossero le bacche, giusto? Bacche, compra. Allora abbiamo baccaliegia, paralisi, addormentamento, sonno in realtà, veleno, scottatura, congelamento, punti potenza, 10 PS, confusione, qualsiasi stato. Un po' di PS, in realtà ovviamente prima erano 30 PS, mentre poi è stato portato a un quarto, mi pare, non mi ricordo, metà PS. Vabbè, 20 poche dollari, ma ci farei anche un pensierino, ragazzi. Anzi, perfetto. Evviva le decine, evviva il perfezionismo. Ok, è la prima cosa che compro in effetti. Sì, è la prima cosa che ho comprato. Non l'ho comprato nello scorso episodio. Fantastico. Oh mio Dio, santissimo. Che fastidio questa. Posso velocizzare? Sì. Infatti, faccio più danni che altro. Ok, pietre evolutive. Compra. Pietra focaia, tuono, idrica, foglie, lunare, solare, nero pietra, pietra albore, pietra brillo, tutte quante, ragazzi. Sì? Tranne la pietra gelo, ovviamente. E le pietre a noi non interessano. Ok. Mosse. Cioè, ci avvi già le mosse. Queste qui saranno dalla mossa 1 alla mossa 100, probabilmente. Unghie aguzze. Sì, infatti. Quante ne vende, Madonna, ragazzi. Eh sì. Tra le più potenti. Cambia posto. Sì, no, esiste, infatti. E sono le mosse di... Quale gioco? Mi sa di nero e bianco. Non mi pare di vedere nessuna mossa di sesta generazione. No, mi sa proprio di no. Fango bomba. Unghia. Sì, mi sa che sono fino alla quinta generazione. E anche qua vorrei comprarle tutte, ragazzi. Però purtroppo i soldi sono quelli che sono. Niente. Molto fastidiosa questa cosa. Tolgo l'acceleratore adesso. Strumenti di lotta. Vediamo un po'. Palloncino. Ok. Lumi in polvere. Vol condensa. Pietra lieve. Destin comune. Disfo guscio. Calmanella. Velo puro. Cresci K. Molto buona. Raddoppia gli EVS ottenuti. Ma dimezza la velocità in lotta. Se non mi sbaglio. Affila artigli. E cancella. Ok. Sì. Non dovevo leggerlo. Cancella in realtà. E dovremmo aver quasi finito in realtà. Se non mi sbaglio. Mio Dio, ragazzi, odio quando ci sono così tante cose da comprare, ma non posso comprarle. Pokémon, le abbiamo già controllate, ragazzi. Non ne comprerò nessuno perché abbiamo già una squadra più che buona. Informazioni. Oh no, con quante robe devo leggere? Però, non dovrei uscire in realtà per leggerle tutte, giusto? Ah, ok, non sono tantissime. Come arriva Bloruvia? Questa informazione costa 500. Vuoi acquistarla? Sì. Essendo il traffico marittimo e aereo bloccato per quell'area, l'isola di Bruruvia è raggiungibile soltanto utilizzando una nave non registrata dalla polizia. L'unica alternativa è acquistarne o noleggiarne una. L'asta di Ferrugipoli è il solo evento in programma che effettui la vendita di una nave. Cosa interessa sapere? Vabbè, ragazzi, leggere queste cose in realtà è molto utile. Va bene. Per incentivare la presenza di partecipanti all'asta, la città di Ferrugipoli ha promosso l'evento alleggerendo temporaneamente la sicurezza per permettere un ingresso facilitato ai turisti. Il biglietto per partecipare all'asta è in vendita presso lo scalo di Petalipoli. E infatti, ragazzi, noi torneremo in questo episodio dopo aver parlato con Elda. Palestra di Ferrugipoli, infatti, costa molto meno. La palestra di Ferrugipoli è stata, come previsto dalla legge, dismessa per far spazio ad altri edifici. L'attuale capopalestra è al momento ricercata per opposizione al regime. Petra, quanto mi dispiace. Nuova pensione Pokémon. Questa mi interessa, ragazzi. Perché c'è la missione, infatti. Dopo il fallimento della precedente pensione, la gestione è passata nelle mani di un nuovo imprenditore. La nuova pensione permette lo scambio di Pokémon anziani, di cui gli allenatori non possono occuparsi, con un uovo della stessa specie. Circolano delle voci sulla brutalità del trattamento inflitto ai Pokémon residenti. Ostia. Devon SPA. Intanto prendo un attimo di respiro. La compagnia del presidente Rocco Petri è al momento in attività, sebbene si trovi ampiamente in perdita. È nota per l'assenza di dipendenti che ufficialmente ancora vi lavorano. Ok. Bluruvia, che devo ancora arrivarci, ovviamente.
200, ok? La città di Pluruvia è al momento sotto embargo. Non mi ricordo mai cosa vuol dire, cos'è un embargo, non mi ricordo mai. L'avevo imparato. Secondo quanto stabilito dalla legge. Ergo, l'economia della città è inesistente. Può voler dire quello. La palestra di Pluruvia e il suo capopalestra, Rudy, se non mi sbaglio, condividono la stessa sorte delle loro controparti di Ferruggipoli. Non ci risulta che vi abiti nessuno al momento, nonostante il numero circospetto di viaggi non registrati che arrivano e partono in continuazione dall'isola. Ah, ho capito. Mi fanno già male le cuffie, ragazzi. Tunnel Menferro. Sì, va bene. Siete degli ladri. Il Tunnel Menferro connette la città di Ferruggipoli con la città di Mentania. Esso rappresenta l'unico collegamento tra due città vicine che non richiede l'uso di un ticket d'ingresso in tutta Owen. Infatti è vero. Abbiamo ricevuto notizie che il collegamento non è sicuro a causa di Pokémon selvatici irrequieti. Però l'abbiamo già sistemata questa cosa, ragazzi. Manca soltanto Ferruggipoli e Mentania. Sì, 800. Madonna! La città di Ferruggipoli è il motore economico di tutta Owen. Oltre a vantare un livello di sicurezza secondo soltanto a Ciclamipoli, essa ha un tasso di criminalità quasi inesistente. Oddio! Ciononostante, la maggior parte delle attività illecite, come il nostro black market, avvengono spesso dietro l'angolo. La città è dotata di una stazione di polizia, privilegio riservato soltanto alle cittadine più importanti della regione. I cittadini possono divertirsi visitando la casa d'aste o spendendo la serata al Ferro Pub. Non era Ferru Pub? Vabbè. Mentania costa molto meno ed è l'ultima. Mentania è nata come luogo di sollievo per coloro che, per motivi fisici o psichici, non riescono a tenere il passo con lo stress della vita moderna. Eccezionalmente, nonostante la dittatura, la città è riuscita a mantenersi in disparte e a conservare le sue proprietà notoriamente curative. Il numero di agenti assegnati alla città è decisamente inferiore a qualsiasi altra città. Uff, ok, oh mio Dio. Prendo un po' di respiro, ragazzi, e abbiamo, tra virgolette, fatto tutte le cose del black market. Ora, Elda, finalmente. Salve allenatore, vorresti partecipare alla mia sfida? Vedo che possiedi un Pokepassaggio, ma nessuna delle opzioni che tale meraviglioso strumento offre. Oggi a Ferruggipoli puoi ottenere la comoda opzione di potare, falciare, sminuzzare e tagliare ogni alberello che blocca la tua via. Tutto quel che devi fare è vincere contro la sottoscritta in una lotta Pokémon. Certo, perché no? Tutto qui, fatti sotto, meglio di no. Non voglio fare lo sbruffone. Certo, perché no? Tagliamo corto allora. L'avete capita, ragazzi? Perché adesso noi vinceremo taglio. Scusate. Mostrami quello di cui sei capace. Molto bello lo sprite. Livello 55. Miss Elda. Vabbè, contro la nostra Raftalia. Non dovremmo, cioè, in realtà, noi con la nostra Raftalia non dovremmo avere troppi problemi. Oddio, Sandslash è fisico e dà una difesa speciale. Punte. Ok, no problem. Non vedo mai, non mi ricordo mai, quattro Pokémon. Cioè, non è che non mi ricordo mai. Sì, in realtà non mi ricordo mai di controllare i Pokémon della mia avversaria, insomma, del mio avversario. Più tre, Madonna. Ha ben quattro statistiche, se non mi sbaglio. Skarmory. No. Qua tocca Larry. Scusate se velocizzo l'entrata in campo di Larry. Oh, giusto. Oh, Skarmory, sei un Pokémon fantastico. Che sicuramente ha vigore. Non è vero? Sguardo fermo allora come abilità. Perfetto. Manectric 57. Wow. Belle statistiche. Un attacco fisico altino inutile, però. Restiamo così, ragazzi. Anche perché mandare altri Pokémon li danneggerebbe dalle punte. E così curo Larry con gli avanzi. 52 per Gardevoir. Fantastico. Guardate, recuperato quasi tutti. Mi pare. No, restiamo. Dovrei essere a 180. Ok, mi sembrava a 180. Lanciafiamme dovrebbe bastare. No, no, ok. Aia, che male. Vigoroth. Già Vigoroth è un Pokémon assolutamente, come si può dire, isterico, irrequieto. Ecco, quella è la parola che volevo usare. Però con l'acceleratore è ancora peggio, ragazzi. Dovremmo aver finito i Pokémon. Questo è quello di cui parlavo. That's the shit I was talking about. L'ho detto un po' male. Eccellente. Sembra che la mia sfida si sia finalmente rivelata un'arma a doppio taglio. Haha. Oddio, doppio taglio. La devi smettere. La dovete smettere con queste battute.
Ma diamoci un taglio con questi giochi di parole. Ecco il tuo premio. Hai sbloccato Recisione Scheiter. Tieni gli occhi aperti, allenatore. Potremmo incontrarci ancora. Oh mio Dio. Fantastico, fantastico. È così forte. Con loro dovrei aver già parlato. Sì. Oh, Liam Luminopoli. Non mi ricordo se queste frasi erano quelle vecchie. Vabbè. Ho comprato il poche passaggio, ma non mi avevano detto che le funzioni erano vendute a parte. Ho capito. Ora, curare un attimo la squadra, ragazzi. Così almeno salvo tanto per... Diciamo che se dovesse venire male il finale dell'episodio, almeno questa parte è venuta bene. Ora, controlliamo le missioni, ne sono rimaste soltanto tre, ragazzi. Andiamo a riscuotere la ricompensa dell'asta, velocizzando il più possibile, ragazzi. Assolutamente, non voglio perdere tempo prezioso. C'è qualche direzione in cui potrei già usare taglio? No, qua mi serve spaccaroccia in realtà. Indietro, ma troppo indietro, mi sa. Sì, non mi interessa. Cos'è? Ah, è sempre Brilum. Quindi noi usciamo tranquillamente con i soliti Buizel e Grampig ed entriamo di nuovo qua. Con loro non penso serva riparlare, parlo piano magari e con piano intendo lentamente. Pico, eccoti qua. Come ti chiamavi non mi ricordo già più. È tutto sistemato, dovevi vederli. Gli stessi aguzzini che prima hanno messo a soqquadro il nostro ufficio si sono scusati a non finire. Da quel che ho capito, avevano sbagliato a contare le date. È tutto merito tuo, immagino. Devo assolutamente ringraziarti. Dunque, il biglietto. Hai ragione. Che sbadata, devi partecipare all'asta. Ne ho soltanto due, spero ti bastino. Oh, due biglietti. Importanti, buona fortuna per l'asta. Ah, grazie Pico, ti voglio bene anche io. Ora, controlliamo tanto per la descrizione dei biglietti nella borsa. Eccolo qua, un biglietto per partecipare all'asta che si terrà a Ferugipoli, vale per una sola persona. Tra l'altro lo sprite mi sa che è lo stesso di quello dei buoni. E appunto, cambia solo il colore. E questi buoni devo usarli, ragazzi. Devo usarli assolutamente, mi servono risposte, mi servono. Ora... Piccolo burp semi nascosto. Quest'area. Oh, molto carino. Sì. Però mi sa che queste barche sono praticamente inutili, solo estetica. Sono solo estetiche, anzi. Parliamo con questo tizio. Ti sei mai chiesto cosa facciano i pescatori come me? È un allenatore. Come me, dei Pokémon che catturano? Li buttano via o li cucinano? Ontario non è una regione dell'America, l'Ontario. Scusate, sono un po' ignorante in geografia, anche se in realtà l'ho sempre adorata la geografia e sono sempre andato bene alle superiori. Carineria contro Pico. No, non è Pico assolutamente. E saliamo pure al 72. 72, oh mio Dio, quanta vita. E le altre statistiche. Oh sì. Già. Un solo Pokémon, non è vero, Star, mi velocizzo. No, possiamo fare ancora carineria. Facciamo sgranocchio, ragazzi. Non ho voglia di rischiare il fallimento di carineria. Che anche se è al 10%, ragazzi, conoscendomi. Psyai. C'ho il naso un pochettino chiuso, ma solo ogni tanto. Quindi ogni tanto, davvero, soffoco. Soffoco, ragazzi. C'è bassa marea a quanto pare, ma cosa c'entra col discorso precedente? La triste verità è che la maggior parte li teniamo solo i soletti nel box, come fanno tutti praticamente. Non i pescatori, proprio gli allenatori. Ah, ok, mi sembrava ci fosse un blocco nascosto, semplicemente non ho premuto bene il pulsante. C'è uno Shellos, ho visto. Essenzialmente quest'area, ragazzi, non serve a nient'altro. Sì. Ora... C'ho davvero l'imbarazzo della scelta su dove andare. Oh, taglio! Per di qua posso usarlo, perfetto. Vuoi fittare un Pokémon in grado di farlo? Sì. Fantastico. Controlliamo un attimo qui, ragazzi. Anzi, Rapid Ball, perfetto.
Questa zona nei giochi originali non c'ha Rubino e Zaffiro Smeraldo, Rubino Omega e Zaffiro Alfa. Qui non c'è un albero, semplicemente si scende. E per di qua l'antropetalo, Bosco Petalo. Mi avevano riferito che sarei riuscita a trovare dei Pokémon Spettro in questa parte del bosco. Invece si trattava soltanto di Pokémon nascosti nell'ombra. L'assenza di luce può causare degli scherzi dell'immaginazione a volte. Io, per esempio, ho creduto per un attimo di aver visto un tipo tutto incappucciato nel bosco. Oh mio Dio! Facciamo subito, ragazzi. Bosco Petalo. Ok. Qui non ci deve essere niente. Il mio motto è combina più guai possibile. È sempre la solita teppista del assurdo. Andreuccia! Ma perché? Perché mi chiamo Andrea io? Vabbè. Andreuccia! Scusate. Con tutti i nomi possibili e immaginabili. Vabbè, è un nome da teppista. Insomma, vabbè, brutto colpo. Forse inutile. Larry 61, eccellente. Croconaw. Oh, appena sento il verso, ragazzi, mi sono venuti assolutamente i feels di Heart Gold. Ma tantissimi. Vabbè. E poi qualcun altro? No. Ogni tanto ti si ritorce contro. Il motto, sicuramente. Le occasioni migliori sono quelle che vanno prese con la forza. La cosa che mi fa un po' strano è che lo sprite ha i capelli lunghi, mentre quello dell'overworld, mentre quello della lotta, mentre lo sprite suo della lotta ha i capelli un po' strani, cioè da teppista, un po' alzati, li chiamerei così. Maractus non mi interessa. È un po' inquietante Maractus, visto così nell'overworld. Poi. Oh, lì c'è un Bayonet. E l'avevamo già trovato Bayonet nel Bosco Petalo. Ma forse ci siamo. Antropetalo. Oh mio Dio, ragazzi, quanto adoro scoprire tutte le cose di qualsiasi gioco. Bene, ci siamo. Tu cosa sei? Oh! Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Mi viene in mente che sicuramente mi servirà il Pokepassaggio di Flash. No, un attimo, c'era il Pokepassaggio di Flash? No! Funzionano questi spettri? Li posso sconfiggere, ma non catturare, mi sa. E tra l'altro c'è lo stesso meccanismo di movimento che c'era in quella sala del rifugio del Black Market. Ovvero qui non sono centrato nella telecamera, mi fa sempre strano. Mi servirebbe un altro spettro, mi servirebbe. Vediamo un po' se posso testare qualcosa. Allora, io sono andato istintivamente di mossa buio. Proviamo con una mossa lotta, ragazzi. Anche perché comunque gli diminuisco l'attacco con la prepotenza. Sì. Breccia. Non ha effetto. Sprizzalampo. Ma allora non sei. Non allontanati troppo. Non si vede il nemico. Cosa? Sicuramente qualsiasi altra mossa lo butta giù. Quindi provo una bolla, ragazzi. Tanto, cioè, ora va la spacca. Ha schivato la bolla, non può essere catturato. Rete vischiosa, sprizzalampo. È così buio che l'aria sembra volerti inghiottire. Oh mio Dio. Io ho paura a restare in lotta, ragazzi. Tra l'altro, ho sbagliato. Potrebbe essere un Galvantula. E mi è sembrato, ragazzi, quando ha usato Ragnatela ci fosse un testo sbagliato, scritto in modo sbagliato. Voglio provare se. Però un attimo, un attimo. Elettrospettro, se buio non ha effetto. Non capisco, ragazzi. Allora, velocizzo. Non ha effetto. Baratto scudo. Ok. È sempre difficile distinguere le forme. Pungiglione, coleottero.
Ok. Un'altra ragnatela mi servirebbe. Ripresa, ok. Penso che non succeda niente se rimango qua. No. Questo non ha ragnatela, non ha. Vuoto tetro. What? Sicuramente non è un Dark Cry. Scappiamo. Non si scappa. Cazzo. Devo aspettare che si svegli. Va bene. L'importante è che non mi faccia un altro vuoto tetro. A tradimento. Comunque, mi sa che la missione... Scusate cosa pensavo. Se ci fate caso, la missione dell'antropetalo è nascosta. Dove della lista delle missioni? Che cosa intendo? Caracosta, fantastico. Che cosa intendo? Ecco qua, vedete ragazzi? Non c'è scritto niente da dover fare. Io penso che quando otterrò Flash o un po' che passaggio di Flash, probabilmente verrà fuori una descrizione. Io però per adesso voglio un attimo controllare se c'è una fine. C'è uno strumento però. Patto spettrale. No, stai fermo, non avvicinarti. Non voglio entrare in combattimento. Analizziamo patto spettrale. E poi sicuramente, ragazzi, andrò alla fine dell'antropetalo e poi tornerò indietro. Allora, no, non è per di qua. Scusate. Per di qua. Tutto... Ah, sì, giusto, giusto. Ah, ok. Non sapevo neanche che la compro. E... La insegno a Gardevoir solo per... Non è che la insegno, voglio solo vedere come funziona. Un solo... Wow! Un solo punto potenza, mossa speciale. Chi la usa sacrifica tutto quel che ha per infliggere danni al Pokémon nemico. E non abbiamo letto, funziona solo se si ha vita piena, credo. Oh mio Dio! È tipo un'esplosione, ma... non vuoi che impari? No. No, ah, ok. No, no, no. Sì, ok. Ok. No, fermi, fermo, ok. Quante volte ho detto ok in questa frase? Piccolo burp. Cartello. Antropetalo. Oh! Ma non c'era prima. Dove siamo? Ma siamo nel bosco petalo. No, un attimo. Non è il bosco petalo questo. Questo è tutto l'antropetalo. Oh mio Dio. Tenebra attacco. Ok. E infatti la canzone è rimasta quella. C'è un altro strumento? Sì. Pepita. Allora, sapete cosa? Eviterei di girare troppo a zonzo. Controlliamo un attimo Tenebra attacco per vedere come funziona. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua. Chi la può imparare? Ah, sempre loro due. Sì, in effetti ha senso. Sono mosse buie, spettrali. Non c'entra niente in realtà. Di comune hanno entrambi che sono di tipo folletto. Allora, 10 punti potenza di tipo speciale, 120 di potenza. Ok, è un solo a raggio. È un solo a raggio di tipo buio. Molto interessante, anche perché solo a raggio è l'unica mossa di quel tipo. Di tipo erba che carica e poi colpisce con quella potenza. Sì, non voglio che la impara. O la impari, scusate, ragazzi. Quindi torno all'inizio delle MT, perfetto. E spenderei qualche altro minuto per esplorare tutta quest'area. Solo che ho paura di quanto sia grande. Allora, innanzitutto voglio controllare i bordi. Oh, c'è una figura incappucciata, in effetti. Che però... un attimo, l'unica figura con quello sprite è Telemetius. Ho capito, c'è qualcosa che mi puzza, ragazzi. Allora, penso che quegli strumenti fossero gli unici due strumenti. Posso esplorare un attimo andando di stradina in stradina. Così da controllare che non mi sia perso nessuno strumento. E sicuramente parlerò con... Quello che penso sia Telemetius nel prossimo episodio. Mi dispiace doverlo interrompere nel bel mezzo della missione, però era più grande di quanto pensassi. Ogni tanto mi sbaglio con i tempi, ragazzi, anzi, ho paura di fare un errore.
Ok? No, merda, mi ha fregato. Maledetto Brilum, maledetta Brilum. Non ti sconfiggo perché sei di livello 40. Non perché è un livello decimale, perché non darebbe niente di esperienza. Ne dà pochissima. Ok. Dovrei aver preso tutto, ragazzi. Penso proprio di sì. Quella è l'ultima strada. Già. Buono, ragazzi. Per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. È andato molto bene come episodio. Ormai, ragazzi, ultimamente dico sempre come penso sia venuto l'episodio, perché ci sono stati troppi episodi che sono venuti male e ci tengo a fare un resoconto di quello, di come secondo me è andato l'episodio, più che altro per me stesso, perché voi mi avete sempre detto, ragazzi, che in tutti i video, in tutti gli episodi, che sono sempre andati bene. Però ovviamente io facendo il video mi rendo conto quanto un video, anzi quando un video viene meglio o peggio. E ci tengo, non è che ci tengo, ormai mi sono abituato a fare così in tutti gli episodi di Freedom e Undertale. Questo è venuto bene. Al prossimo video, ragazzi, controlliamo la percentuale di completamento, anche perché tanto devo salvare, e siamo al 58%. Bene, ragazzi, al prossimo episodio, salvo una seconda volta perché lo faccio sempre. Ciao a tutti!